Buonasera ragazzi, benvenuti sul canale di V-Sector, io sono V-Sector. In questo momento lo so, non mi sto comportando in maniera egregia, anzi sto mantenendo un comportamento abbastanza da scostumato, insomma, perché ho le mani in faccia mentre parlo con voi. Comunque, intanto che io mi mantengo la testa, vi invito a passare, se volete, per i miei social o il mio canale Twitch dove farmi compagnia. Se vi fa piacere anche darmi una mano durante le mie live. E dicevo, comunque, mi sto comportando in maniera, non mi viene la parola quando uno è scostumato, come si dice? Ah, in maniera poco educata, sì. Ecco, non mi veniva la parola, perché sono consapevole che devo affrontare Exen ancora una volta, visto che la prima volta, oddio, è stato molto frustrante. Non so se avrete già visto il primo gameplay che mi auguro avrò già pubblicato, ma comunque, come ho già detto anche nell'altro, non assicuro che riuscirò a portare a termine questo gioco perché è veramente difficile. È veramente tanto tanto difficile, quindi mi auguro che possiate godere del gameplay, della mia compagnia, di tutto quello che volete. Magari mi entra in live qualche esperto di Exen e mi aiuta. Io intanto cambio la mappa e avvio Exen. Vi ricordo ragazzi che il primo si chiama Hexen Beyond Heretic. Anche se Twitch lo trova come solo Hexen. Ok. Scusate un attimo che devo mettere le cose a posto, via. Allora. Files, game, sì, eravamo arrivati in questo mondo qui. Oh, c'è del cacchio, come sono infami questi centauri. C'è una nuova arma, il martellones. Allora, come si arriva lì però? Non lo so. Qui sotto non va. Mio Dio. Salvare si faceva così. Sto già sclerando, raga, come potete vedere. Eccola. Facciamola. Fermati, mannaggia. Oddio, 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 questo mi butta giù. Salvare perché mi sono rotto i coglioni di rifarlo sempre da lì. Vieni qua. Perfetto.
Oddio. Il mana che cavolo faceva il mana? Tanto come si usava il mana? Non c'è un mana, però bisogna... Diavolo si usa il mana. Attacco secondario non ce l'ha sta. Qua? No, infatti vedi, si attiva solo ok. Lasciata muoiono adesso. Okay. Non si va da nessuna parte. Questo è un teletrasporto. Perfetto. Si va lì sopra. Chiave allora, okay. Ma sti peni che escono dal...
terreno, che cavolo servo? Ripreso l'ascia, pensavo che fosse una nuova arma, invece era. Invece no. Allora, andate qua. Ecco la chiave. Toccare. No! Aspetta, vieni qua. Vieni qua che t'ammazzo. Vieni qua. Vieni qua che t'ammazzo. Ma sì, perché l'ho presa? Sì, mi pare di sì. Qua. Sì. No. Perché? Perché? Io che chiave ho preso? Oh, bella, bel buster, dottor Moise. Ma c'era una parte che... Una catena lì. Allora. Non si passa qua. Ma perché non passa? Mamma mia, bel bastard. Sto gioco diventa sempre peggio. Sta mappa è distruttivamente labirintica. Qua già ci sono andato. Allora, proviamo a tornare al portale da dove sono venuto. No. Diavolo si va lì sopra. Bella difficile questa mappa. Ma è difficile proprio tutto il gioco, cacchio. Ok, questo che cos'è? Cratere della forza. Crash Bash, non lo conosci, Bel Buster? È il quinto capitolo della saga di Crash.
È fantastico. Quello si giocava sulla PlayStation con multitap, potevi giocare con quattro amici tuoi. Bella l'animazione di quando esplose, però. No, infatti non so se hai ascoltato quello che ha detto Nikarg. Abbiamo trovato il metodo per giocarci così, online. Anche da. Si chiama Parsec, un programma che permette di giocare anche a distanza. Qualsiasi gioco che abbia anche la coop locale, va bene. Ma qua che bello. Swamp Key, ok. Ma io che cavolo di chiave ho preso? Non la posso vedere? No. Quanto è stretto sto corridoio? Mamma mia, che devo. Che cazzo devo. No, devo rifare tutto. Che due coglioni. Aspetta però, perché non. Allora, prima ho fatto così, guardavo solo a sinistra. Ah, ma questo non è quello che conosco già, ok. Qua. Mio Dio, sta mappa. No, vabbè, raga, è infernale proprio. Ma hai provato Parsec? Nemmeno io l'avevo provato prima. Diciamo, l'avevo provato giusto martedì per provare appunto se funzionasse, ma farlo proprio in live non l'avevo mai fatto pure io. Ok, il cratere della forza l'abbiamo preso. Dovrei tornare indietro, al cratere della sponda, e vedere se la chiave che ho utilizzata là. Però non trovo più la strada da dove sono venuto. Sì, sono. Stato craccato un giorno dopo il suo DM, denuncia. Vero schifo l'azienda. Sì, no, non è DM più, questa è la mia. Ma perché, scusa, utilizzano ancora degli anti-crack le aziende?
Sono dei folli. Questa è la chiave della... la palude. Follia se si utilizzano ancora queste cose qua. Sono morto prima. Maializzatore. Maializzatore si chiama solo. Non ho la più pallida idea di cosa sia. Non hanno imparato che non li batteranno mai gli hacker. Anzi, vi dirò di più. Alla fine è inutile perché penso che... oh. Penso che... che ho preso, mo? Stivali? È inutile perché penso che comunque stesso chi lavora nell'azienda è... cracca il gioco perché sa come farlo. Mi sembra ancora dei nemici. E qui? Devo tornare indietro. Non so come fa. No, di qua vado verso... no, di qua, ok, di qua. Sto provando a tenere a mente la mappa che ho fatto per tornare indietro. No, di qui vado avanti. Qua dovrebbe essere il portale, vediamo. Sì. Sì. Ok, andiamo di qua. Allora. E qua se non sbaglio ci siamo già andati. Usano... scusami, no, metti il caso che tu sei uno che lavora là di nuovo, comunque hai sviluppato il gioco e sai che c'è l'anticrack, sai come toglierlo e fare. Cioè, è normale che... che le fai tu ste robe, cioè. Oh. Elmo di platino. La colonna sonora mantiene, regge il gioco, eh. Mi piacerebbe ritrovare il luogo dove c'era il martellone. Di sicuro non era di qua. Oh,
Ma quello non è un nemico. Prima di proseguire di lì. Vedo se... vedo un attimo se ritrovo il martellonzo. Qua era di qui. Qui? Sì, era qua sotto. Eccolo là, allora. No, no, no. Andiamo. Eccolo. Scatapum. Che serve? Non hanno ancora imparato che ne servono. Si è fatto bene a venire a prendere il martellonzo. Però qua qui può esserci qualcosa. No. Aia. Facciamo così. Facciamo così. No, vaffanculo, mi ha disturbato. Dai. Tu muori. Non ci arriva, inutile. Non ci arriva. Ok, dobbiamo trovare. Dobbiamo andare alla porta. Dobbiamo andare. Andiamo lì.
Ah, questo ma... ha riempito tutto, perfetto. E questo che cavolo è? Aspetta. F2 diventati porcellini. Fammi pure me la là senza presagio. Ah, qua ci vuole la... No, stavo parlando... Sì, quella là come hai detto tu. Mi sa che ci vuole tipo la maschera. Questo non sa attivo questo. Bisogna salvare perché... come non detto. No! Mio Dio, raga! Ma bel pass, stai a vedere tu, sì, vero? Vedete che delirio? Perfetto.
Mamma mia. Ma non zompa qua però. Non c'è niente però. Non c'è assolutamente nulla. E allora va a cagare. Non c'è assolutamente niente. Andiamo qua. Ok, nuovo portale. Oddio. Porca miseria, mi stanno ammazzando. Questi qua. Qua da dove sono venuto? No, no. Ma pezzo di me. Ma pezzo di me. Allora. Non è il portale da dove sono venuto. Gioco così difficile. Poi mi devi spiegare quello come la. Ci stanno a speedrunare su internet, mi devi spiegare come fa a finirlo in 26 minuti. Ma l'ha finito in 26 minuti. 26 minuti. Mi devi spiegare come diavolo si fa a finire sta roba in 26 minuti. Mi avrei dedicato la tua vita a giocare a sto gioco per finire in 26 minuti. Che qua è tutto chiuso, quindi devo andare da là. Ah, qui c'è un teletrasporto. Grazie. Questo rumore è pericoloso. Allora, non di qua. Di qua. Caccia, gioca sto gioco, no, di caccia. Musichetta quanto è bellino. Acqua si ritorna lì. Quindi se io ritorno qui mi la torno qua. Perfetto. Però qui ho mancato qualcosa, perché c'ho ancora quella chiave e anche l'elmo. Devo trovare la porta tipo con l'elmo, mi sa, eh. Oddio, questo mi ammazza. Vediamo questo che cos'è. Ah, mi stabilisce tutta la vita. Ok, allora.
Ah, much better. Simone Musicco, grazie per il follow, benvenuto a lei. Se è presente in chat, scriva qualcosa. Ma deduco che abbia messo il follow perché apprezza questo gioco in particolare, comunque la tipologia di giochi. Funghi? No. Io sto veramente soffrendo, non ho manco superato il livello che... Se le stanno a da, se le stanno a da. Bam bam bam. Sento gente fare... Comunque Simone, se hai qualche domanda, vuoi sapere qualche info riguardo me, sotto c'è una mia piccola biografia, se vuoi puoi leggerla. Che miseria. Mannaccia. Armatura. Perfetto. Ho sentito aprirsi una cosa. Questi sono i miei social. C'è anche Telegram. Esclamativo TG. Se hai Telegram. Non lo so, Simone. Di qualcosa se ci sei. Altrimenti. Buon lurking. E grazie ancora per il follow. Una chiave. Quando vedo una chiave, gioisco. Che chiave è? Chiave della caverna. Ok. Ma un'altra chiave. Ah, chiave della caverna, sì, mi ricordo. Più o meno. Devo trovarla comunque, ma più o meno so la zona. Un'altra chiave. No, era solo sangue. No, raga, no. Dovevo salvare, lo sapevo che dovevo salvare lì. Allora, qui dove siamo? Sono qui. Allora, sì, qui. Mio Dio, devo fare ancora tutta sta parte. Figa. Questo è il regolamento del giveaway, sì. Che poi, più che un giveaway, è una lotteria. Con 2 euro di donazione... Chiaramente ogni 2 euro aumentano le possibilità. Se tipo ogni 6 euro sono 3 possibilità. Ma ogni 2 euro di donazione puoi partecipare alla lotteria di Resident Evil 2 Remake. Vieni da morì. Allora era. No. Dove era? Una parte dove cadeva. Di qua? No? Cacchio era? Qua? No? Qui? Qui? No? Non la trovo più. Non la trovo più. Questa è la vita che mi serve. Ok. E da dove vengo? No, 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 devo proseguire qua allora. Aspetta. Tac, tac. Allora, c'era una caverna. Asso, ciao, buonasera. Dottorissimo anche lei.
Venga a soffrire con me. Allora, qua. No. 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 Ma prima l'ho trovato subito. Ma perché non mi ricordo dove devo andare? E qua no, e qua ci devo andare dopo. Allora, se non sbaglio, allora, questa è quella da dove vengo. No. Questa è la chiave della caverna. Ma ce l'avevo già. Trovato il pezzo di un puzzle, non ci credo, però devo andare più ancora alla chiave della caverna. Torniamo di qua. Allora, qua faccio un salvataggio intanto, perché è sempre buono fare. Oh logoi, dotto, dotto, ecco qua, dotto, come sta, dotto? Allora, aspetta, no, si era aperto di qua, allora. Lo sciottino ci sta sempre. Ragazzi, stasera con Nicarg. Allora, io la live la chiuderò a orario di cena. Quindi finirò questo gameplay. Poi chiudo la live per impegni familiari pure. Però comunque ritornerò in live da Nicarg stanotte alle 2. Quindi, se volete, raga, mi trovate da lui. Ci sta anche il banner in basso alla live. Se volete seguirlo, seguirci. Venite perché c'è tanta bella roba da vedere ai Game Awards. Allora, aspetta, chiave della caverna. No, allora, aspetta, prima di andare via, c'è una parte con l'elmo, dov'è? Qua? Shottate lì. No, vabbè, sì, hai fatto bene. Grazie, bel Buster. Fammi sapere come sarà Far Cry. Ma io vi farò sapere tutto domani. Domani vediamo un po'. Magari facciamo un post talk. Chiamate, chiamate. Ammazzate. Icarghino, dottore, lo conoscete sto gioco? Sto buttando letteralmente il sangue. Eccolo là, qua dove sono schiattato prima. Proprio prima di andare di là. Questo che vuoi? Swamp Key, ah, ok. Come l'impressione che si gara Bash more, quindi no. No. Ti lancio il mio Mjolnir. Ma qua possiamo fare così. Oh! È proprio una trappola. È proprio una. E come si fa a prendere questo? Proprio una trappola, niente. Se fa. Se rimango abbassato. Ah. Si prende così. Va bene. Valve sarà l'evento. Eh sì, ho letto che c'è anche Valve.
C'è anche Valve. Comunque, raga, io vi consiglio. Che bellezza. Heretic l'hai portato. No, no, Heretic lo farò, penso, dopo. Tra l'altro, anche a livello di Quake, ragazzi, andate sulla mia pagina Facebook. Ci sono novità importanti in arrivo pure per Quake. No, Casmodo. Salvo, ma penso che si muore, vedete? Ah no. Pensavo morissi. Allora, mo, mi piglio un attimo queste due cose qua. Poi ritorno indietro. Voglio andare dove c'era quel portale. Che mi ha fatti a ricordare dove stava. Lo devi ricordare dove stava. Lo devi ricordare. No, aspetta, allora, qua non ci sono andato, però aspetta. Si torna qua. Guarda, io comunque Valve deve fare qualcosa perché adesso c'è il fiato sul collo di Epic Games, cioè, mo, ok, fai Counter Strike, però io Counter Strike, cioè, ha fatto anche qua, ecco qua, di qua, ha fatto anche un po' il suo tempo, cioè, ho tutto il rispetto per Counter Strike che gli posso dare perché ci sono abbastanza affezionato, però potrebbe lanciare anche altre bombe, voglio sperare. Ma no, vatti a ricordare dove stava quella porta, moi. Mannaccia, miseria, mannaggia. Posta la mappa? Ehi, valla a capire. È un labirinto, cacchio. No, qua si cade giù. Per i russi ancora è buono, ma quello anche per Valve è ancora buono, però dai, non potete pensare solo a a quel prodotto, basta, cioè dateci qualcosa, cioè Madonna, mi non trovo più quella cacchio di porta, raga. Io mi ricordo l'entrata, ma non so in quale strada sta. Andiamo di qua. In teoria vorrei ritrovare anche il coso. Basta ritrovare il coso per cadere qua. Vediamo. No, qua si torna qui. Eccolo, eccolo! Ho trovato! Ecco, questa qua l'ho già tirata, quindi tutto a posto. Ok, meniamoci qua. Dove sono? Ah, mi ha fatto venire già dove devo andare la chiave delle caverne. Ok. La versione free. Ah, quella di Counter-Strike. Vabbè, ma è inutile quella lì. Ma guarda, io Counter-Strike lo consiglio pure. Cioè, figurati se quando lo mettono in sconto nei saldi lo consiglio. Però Valve, cioè, vedi che ti stanno attaccando da tutte le parti. Fai qualcosa. Allora, la caverna, se non sbaglio, era. No, di qua stava. Stava. La palude. La caverna, se non sbaglio, era dietro al muro girevole. Ok, devo trovare il muro, però. Dio mio. L'hai mai finito tu sto gioco, dottor? Io vengo direttamente in streaming perché non sarò a casa dopo la live. Però ci vediamo dopo, dai. Buona dormita. Ancora vivo, sì, quel sito, sì. No, allora, questa è la palude. Allora, però, devo trovare la cavolo di strada. Era di qua, più o meno. Ho sprecato un coso. Mi è chi sta a giacire? Ah, aspetta, ma me lo posso uccidere. Ah, non capisco però perché non mi fa passare.
capisco. Allora, sta qua, sta dentro queste parti marroni, il muro girevole. Il problema è ritrovarlo. Aspetta, di qua. Di qua. Oh, sì, chiave della caverna. Sì. Exenzima, l'ho runnato poche volte da piccolo, non ricordo quasi nulla. Ma come fai a ricordare sto gioco? C'è uno che ha fatto la speedrun in 26 minuti, ma secondo me ha dedicato la vita. Grazie, dottor, buonanotte! Ok, si è fatta la scalinatina. Cerchiamo di non camminare nella lava. Si torna indietro, perfetto. La scalinatina. Un Shadow. Se con gli stivali mi fa saltare là sopra. Non ho visto nessun cambiamento. Prima si è entrato là, però non si è entrato là. I siti di Telegram e WhatsApp. Vabbè, basta salvare i PNG. Ok, è detto in discesa, quindi penso che sia qui. Zona nuova questa, ma ricordo. Ma è chiusa? Shadow Boot. Ok, quello prima l'ha detto in The Shadow Boot.
C'è un portale. Questo non ricordo di averlo fatto, però. Ah, sì. Perché lì c'è una chiave. Da lì a lì ci arriva poi? Non lo so, dobbiamo provare. Mamma mia, raga. Bisogna attivare sti cosi, ma... come si attivano? Bisogna trovare il capire il modo di come attivare quei cose lì. Che ho preso? Servitore oscuro.
che macello questo gioco. No! Mamma mia, stavo per entrare subito. Che questo non li piglia. Perfetto. Qua ci deve stare per forza la... per forza la chiave della palude, eh. Qua, cioè, una live intera solo per un livello. Figa. Andiamo avanti così, stiamo a posto. Finisce più sto gioco. Per forza la chiave della palude qua. Forza, per forza, per forza. Che sono impazzisco. Qua che è chiuso. È un nemico, sbaglio. Quanto è grande sto posto. Della repulsione. Cioè, ma i livelli sono lunghissimi. Okay. Qua qui ci sono, no. Che attaccano sempre alle spalle. Mi ho mozzato la testa. Dio però. Un attimo, eh. Questo qua, se non sbaglio, dava un'intera vita. Perfetto. Questo è l'inizio. Qua? Qua si muore. Ok.
Ok, allora mi sa che devo andare forse in quel portale. Ok. Andiamo, andiamo nel portale. Vai. Portale dobbiamo andare quando usciamo con la chiave della palude. Da di una miseria. Accesi col fuoco, sì. Arriva dentro. Non capisco come andare lì, però. Come si va qua sopra? Da qualche pulsante? Andiamo qua sotto. Siamo qui. Ci sta qualcosa, però, eh. Sì, ma non è uscito oggi, è uscito ieri. 36 comunque. Si va da lì, ma non... No, raga, io la faccio più. Devo speedrun perché sennò impazzisco.
Vedo quello che cazzo fa quando avanti, perché sennò. Porca miseria, se non si finisce più. O sono un cretino, non lo so. La mettono lì proprio bastardi. Ma sai qual è che... Questi giochi non avevo, non c'era comunque l'italiano nei giochi, allora non ha senso. Castle Key, ok. Qua c'era... Oh! Ah, ora la porta quella lì mi sa che è aperta, ok. Chiave del castello, quindi devo tornare là.
Penso sia aperto. Pistola. Oddio, vorrei terminare la live finendo sto livello, ma non lo so se ci riesco. Mamma mia. Birra! Non si apre niente. Stavo per cadere. Allora, proviamo. Molto difficile tutto il gioco, non il livello. Proprio tutto il gioco è difficile. Ci sto da un'ora su sto livello. Di qua che ci sta. Siamo in zona completamente. Torniamo dopo qua. Oh, la chiave della cacchio di palude. Idea di cosa siano sti cosi. Vediamo questo.
salito la C, quindi non so. Ciao Jenny, buonasera. Non so cosa fa questo, però. Vabbè. Devo studiare un po' meglio. Questo che fa? Giannino, buonasera. Niente, raga, li ho visti più o meno tutti. Io questo che da tutta la vita. Anzi no, facciamo così. Se ve ne ho 25. Ok. Ok, finalmente ho la chiave della palude. Ah, dai che si. Dai che si va avanti, dai che si va avanti. Aspetta, aspetta, qua che c'era? Ah, qua c'era il portale, andiamo a visionare. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Oppa. Sì, la chiave della palude era qui. Assolutamente sì. Ah, zitto. Jenny, sei venuto quasi in chiusura, eh? Allora, palude, palude, palude. Zona rocciosa. Sì, così, sì. E qua? Eccola qui. Non stava solo qui, non mi ricordo manco dove era quell'altro. Si è aperto qualcosa di qui. Jenny, tu che sei, diciamo, dell'età in cui hai vissuto sto gioco, l'hai mai finito? Calice della forza, però. F2. Boom. Vedo questo che fa insieme ai nemici. Avevi le console. Questo, se non sbaglio, c'era su su una console, questo qua, eh. Dovrebbe esserci anche su PlayStation X. Yo, Pulp! Yo, ma vaga, yo. Siete morti tutti? Ho sentito apparire qualcosa, però. Sono venuto.
Là, se non... mi sa che questo qua è il finale. Il problema è che devo sbloccare altra catena, perché quella la swamp stava pure da un'altra parte. Sento vicino a questo, però. Sì, lo so, vabbè, lo so che era più vecchio, però Jenny dice il fatto che comunque possedevi le console su PS1 si poteva giocare. Oh mio Dio, raga, sto livello è infernale. Scusatemi, devo fare un attimo una breve pausa. C'era un altro punto che si metteva la chiave della... chiave della palude, ma non mi ricordo più dove stava. Dove fosse? Oi, Valpo! Mi senti? Sì, l'ho ricevuto, thank you. Mi pare che stava qua sotto.
capire la cosa, ok. Si muove. Ricordo più come si ritorna a Shadowwood. Manca ancora una chiave. Vedo lo spazietto lì. Quando faccio questo livello? Mai nella vita proprio.
Vai. Vai. Ah? Ah. Non trovo più Shadow Boots. Impazzendo, raga, sto impazzendo, sto gioco è in... Ma è immorale, raga. Che non ho salvato. Devo chiudere questa cosa perché mi sto veramente distruggendo l'anima. Qui a destra, qua. Questa leva qua l'ho fatta. Scende l'acqua. Mi ricordavo che doveva andare. Quel cazzo di portale che sta lì. Stuccato? No, raga, è che
Dovevo capire la strada. Questo gioco è veramente Non so, non ho parole per descriverlo, guarda. Allora, aspetta. Qua. No. Oh, se un altro livello, raga, ce l'abbiamo fatta. Porta aperta questo. Bastardo, ti spingono dentro a forza. Oh. L'ho fatto comunque, raga, non so come. C'ha sto a fa. Oddio mio. Abbiamo già acceso. È difficilissimo questo gioco. Sì. Però ho accettato la sfida, mo voglio finire. Thank you.
Ui. No, come schiva? Ciao bel Buster, grazie per la compagnia. Mamma mia, sto gioco, guarda qua, non finisce più, ma sono impazziti gli sviluppatori. Sono impazziti, ma manco tu me a sti livelli. Mamma mia, ma scassato, raga. Che non c'è niente qua sotto che gli posso prendere. Poi prova. Se vuoi butto nel fuoco. Oh, vai, nel fuoco si trasforma. Vai, vai. È morto. E non è successo assolutamente nulla. Se non sbaglio prima c'erano le sbarre davanti. Oh, l'ho fatta.
dentro, raga. Per carità, c'è anche una trama ben strutturata, scritta proprio come un gioco fantasy, però porca miseria. L'ho fatta, raga, non demordo. Non ho neanche la forza di tradurvi questa cosa in inglese, raga. Mettete una bella pausa, leggetelo con calma e traducetelo voi. Viene raccontata sempre in modo fantasy e... Ah, ma io non c'ho la forza, me la traduco dopo con calma, davvero. E magari il prossimo gameplay. Worship me, and I may yet be merciful. Then again, maybe not. Non ti worshipperò mai, sappilo. Voglio provare un attimo una cosa. Allora, intanto salviamo qui. Tu save, io sono 19,59. Ok. Vediamo un attimo una cosa. Sì, ok, allora. Facciamo così. Salvo qui, così al prossimo gameplay inizio con questo che parla. Worship me. Non capisco, hanno tradotto alcune cose del gioco in italiano, ma non le scritte. È strano. Comunque, ragazzi, sono stato su sto livello un botto di tempo. E venite a supportarmi perché ne necessito. Oggi veramente ne ho necessitato più che mai. Comunque, ragazzi, ci vediamo alle 2. Da Nicarg, trovate il banner in basso alla live per parlare e discutere dei Game Awards. Siateci se riuscite, perché capisco che è un orario proibitivo ed è per questo che chiudo la live adesso, ma anche perché avrei dovuto chiuderla comunque. Però, visto che ci sono i Game Awards, recuperiamo dopo insieme a Nicarg. Grazie ancora per avermi seguito. Simone, non hai scritto nulla, ma spero di rivederti. Magari digitando qualcosa, vi invito a passare per i canali e per i social dove vi aggiorno sempre con le news. Mi raccomando, anche Facebook in merito ai Game Awards ci saranno poi tutte le news da darvi. Uno scroll a voi. Ciao Jenny, ciao a chi è ancora in live. Buona serata, ci vediamo dopo da Nicark. Scroll. Minchia, mi hai esaurito, ce la faccio più.